stato vivo, mi fa piacere che sia stato dibattuto e mi fa piacere che sia stato un contraddittorio forte questo primo nostro incontro assembleare. A questo punto bisogna cominciare a passare a quello che è il rinnovo delle cariche istituzionali. Per statuti, in realtà, anche qui, ed è il motivo per cui ci deve essere una commissione statuto, l'avete ricevuto recentemente, sempre per opera del nostro presidente Pierpaolo Segneri, vi sono alcune piccole cose che andrebbero rimate e che la commissione prevederà all'inizio. Allora, noi abbiamo soltanto tre cariche sociali, in realtà. Ribadisco, ma lo ce lo siamo detti mille volte, ma soltanto per voler sottolinearlo, che tutto il direttivo in qualche modo rappresenta il cantiere, che tutto deve essere un pensiero che deve coinvolgere i vari partecipanti e per cui su questo sicuramente siamo tutti pieni sicuri. Però la legge ci impone, come ci hanno detto i nostri avvocati, Roberta Pugliese, Paolo Cataldo, che ci debbano essere comunque per forza delle cariche istituzionali. Allora, noi oggi dobbiamo votare per il rinnovo della carica di presidente, di presidente onorario e di tesoriere. Vorrei affrontare il problema partendo in qualche modo dal basso, per cui vorrei affrontare la votazione della carica di tesoriere. Personalmente Paolo Catalfo ha svolto un lavoro egregio, ci ha rendicontato su tutto. Ha supportato una serie di impegni e di oneri che per quel che vale il mio parere, ma sicuramente il mio voto qualcosa vale, io voterei per lui. Adesso credo che dovremmo, Alzare la mano? possiamo o votare per l'alzata di Io lo mano. vorrei Alzata di mano. anche perché Alzata di mano. Allora, chi vuole Paolo Catalfamo? Pierluigi Marconi, stai scrivendo o vuoi un altro tesoriere? Credo che abbiamo l'unanimità assoluta. Credo che l'amico Paolo Catalfamo abbia. Aspetta, facciamo una controprova. Chi si astiene e chi è contro? Chi si astiene? Chi si astiene alzi la mano. Chi è contro? Chi è contro? Elisa è contro. No, Elisa non è contro, è astenuta. Ah, astenuta. Dobbiamo eleggere il presidente, perché noi abbiamo avuto un presidente estremamente fattivo, attivo, super operativo. C'è chi lo ha criticato per l'eccesso di attivismo, di zelo. Questo mi è stato detto da più di una persona. Però sicuramente un presidente molto molto attivo. Presidente, signori, ci presti un momento di attenzione, stiamo parlando di te. Ah, per questo che Ti eri emozionato, va bene. Allora, vogliamo votare per il presidente Segneri? Per alzata di mano? No, ci sono altri candidati, no? No. Ci sono altri candidati? Non manco. Non ancora. No, sottotitoli, io vado sottotitoli. Va bene. Abbiamo la nomina anche. Io mi astengo. Saluto Romano. No, con la sinistra. Sono un nazista allora. Abbiamo eletto il presidente Paolo Segneri per il prossimo 2015. Paolo? Scusate, per la volta devo attenzione. richiamare all'ordine. Chiedo scusa. Allora, abbiamo eletto il presidente Paolo Segneri per tutto l'anno 2015. Perché faccio vedere, perché non lo. Adesso lo chiameremo per ringraziare per tutto quanto. Anzitutto volevo dire invece, per quanto riguarda lo statuto, il presidente onorario non è votato, ma diciamo, è eletto per acclamazione. Io propongo Fabio Verna per il 2015 come presidente onorario e direi che per acclamazione. Applauso, standing ovation. Io stavo cercando di votarmi contro. Non si può votare. Secondo lo statuto. Vi ringrazio, signori, vi ringrazio. Allora, abbiamo rinnovato le cariche sociali. Il direttivo resta confermato nelle persone di cui ne fanno parte. Il presidente si deve rinnovare. Si rinnova il direttivo. Ma Lo in rinnoviamo che adesso? termini? Non adesso. No, no, adesso. No, Ci anche perché riuniscono, no, ci riuniscono. Ci sono peraltro, chiedo scusa, ci sono facenti parte del direttivo, non vorrei dire una sciocchezza, ma anche come soci fondatori, poi non so a livello. Statutario. Ecco che cosa. Che sì, cioè non esistono proprio più, cioè nel senso.
ho anche una mia cara amica con la quale continuo a lavorare, però non al tempo, eppure era socio fondatore, quindi bisognerà rivederlo un attimo. C'è scritta? Vabbè, no, questo... no, ma lei non c'è, oramai. Vabbè, questo è un discorso che andremo ad affrontare. Più avanti. Okay. Abbiamo altre due cariche, che sono i due vicepresidenti. Stesso ragionamento che è stato fatto prima. Le cariche vicepresidenti sono come sulle nomine sono nominate in accordo tra il presidente, il sentorato e il tesoriere. Ah, perfetto, allora non ci esattamente siamo, per questo caso, siccome d'accordo. Abbiamo il presidente, io, Paolo. Sì, eccomi. Sarà ah, appunto, è lui. Dov'è la cartellina gialla? Scusa, Paolo. Rimandiamo, dobbiamo rimandare. Allora, Paolo, tu stai adempiendo i tuoi doveri di tesoriere? Sì. Puoi lasciare l'incarico temporaneamente a tua moglie perché abbiamo bisogno di te, ti spiace? Pierpaolo, puoi venire qua con noi, ti spiace? Allora, abbiamo come statuto i tre, chiamiamoli legali rappresentanti, l'obbligo, il desiderio di nominare, questo fatto è un fatto a questo punto organizzativo e non più elettivo, due vicepresidenti. Sicuramente Camilla Nata, che è la nostra portavoce, la nostra ambasciatrice, credo che abbia più che merito di essere più che riconfermata vicepresidente. Io ho lavorato molto bene con Gina Gioia, che è qui a fianco a me, e che trovo che sia portatrice di molte idee da campo alto, per cui credo che debba non solo essere vicepresidente, ma credo che nel suo ruolo debba poter crescere, anche perché io noto che vi sono tante innovazioni da parte delle femminucce e meno innovazioni da parte dei maschili, ma questa è una mia vecchia considerazione, per cui credo che debba avere un suo ruolo, però chiaramente ci devono essere anche i desideri e le voglie di accettazione da parte di queste persone. Qui vorrei sentire un attimo la nostra Gina. Il mio desiderio è che la mia carica, gli altri fanno come vogliono, venga cambiata. Non mi piace che io almeno già vicepresidente l'anno scorso lo sono anche quest'anno, quindi io propongo che venga eletto un altro presidente. Gina, tu sai che è una grande stima per te, perché quando tu lanci un'idea io la accolgo. Noi decideremo, non adesso, perché abbiamo 15 giorni di tempo per vedere chi è. Allora, viene riconfermata. Camilla, per quest'anno accetto ancora. Sì. Camilla, accetta. Grazie. Che ci cambia idea. Grazie. Apprezziamo comunque la scelta di Gina, rispettabilissima, di fare comunque spazio. Può anche essere che ne arriveremo a livello statutario, ma è un'idea da valutare in commissione statuto, a una rotazione delle cariche, perché potrebbe anche essere una cosa di tutte le cariche. Esatto, per poter fare dopo 3 anni va. Già previsto, ogni 3 anni si torna. Vediamo cosa anche prima. Allora, io vorrei concludere questa giornata, vorrei ringraziarvi per la pazienza, vorrei fare i complimenti a Pierpaolo per l'organizzazione, a Camilla per aver moderato, vorrei ringraziare il nostro nuovo amico, vorrei ringraziare Gianni Colacione che ci segue da tempo. Perdonatemi se non sono stato oggi all'altezza di presiedere bene, ma la prossima.